Allora, grazie intanto alla dottoressa Guidobaldi, anche per me è un piacere essere presentata poi nella realtà dalla collega con la quale ci conosciamo da decenni, appunto abbiamo avuto incontri proprio in terra di Lazio meridionale, poi le strade ci hanno portato in varie direzioni e ci ritroviamo qui dopo alcuni decenni. E porto i saluti del sindaco Ottaviani. Non è potuto essere presente, fino a ieri sera doveva essere sostituito da un assessore, ahimè questo non è stato possibile. Comunque ho ricevuto le loro telefonate, porto i loro saluti a tutti i presenti e io stessa saluto i presenti e li ringrazio per essere qui. Ringrazio intanto il dottor Nizzo, anche appunto se solo virtualmente con noi, e esprimo tutto l'apprezzamento per questa iniziativa lodevolissima che consente a noi di essere poi realmente presenti in questa realtà così prestigiosa e unica nel panorama nazionale e internazionale. Devo ringraziare poi in modo speciale il professore Colonna, Giovanni Colonna. Io sono una sua allieva, mi onoro di essere una sua allieva, che proprio in virtù di questa presentazione appunto mi ha fatto l'onore di essere presente, lo ringrazio pubblicamente. Per noi è un'occasione, ripeto, la sede, il contesto e il livello di questo museo non hanno praticamente confronti. Il museo di Frosinone ovviamente rientra nella categoria dei musei, quindi sicuramente ha un proprio regolamento, una propria carta dei servizi. Ci troviamo però a tutt'altra latitudine, a tutt'altro contenuto e sicuramente mentre il Museo di Villa Giulia appartiene ai musei storici sedimentati nel tempo, il Museo di Frosinone invece appartiene alla nuova generazione dei musei, quella che si forma solo a partire dagli anni 70. Si forma a partire dagli anni 70, ma non realmente, perché poi il Museo di Frosinone, avrete notato, chi ha avuto la pazienza di leggere così la sintesi che abbiamo, che poi ha divulgato Villa Giulia, la reale concretizzazione avviene solo oltre 20 anni dopo. Quindi non solo siamo un museo di nuova generazione, ma lo siamo tanto più riguardo alla reale apertura. 20 anni di gestazione dall'istituzione hanno naturalmente determinato fattori non positivi per un museo, perché la lunga gestazione ha portato ad ulteriore dispersione di materiali anche rispetto a tutto quello che era avvenuto prima dell'istituzione. Dal 94, da quando abbiamo aperto al pubblico, in particolare dal 93, quando di fatto abbiamo cominciato a riunificare le collezioni, molto si è fatto naturalmente, ma molto si dovrà ancora fare, perché la dottoressa Guidobaldi, che ha operato in tantissime realtà, lo sa benissimo. Non è facile, operare sul materiale archeologico, soprattutto quando questo, per ragioni storiche e peraltro, è frammentato e disperso. È difficile riportarlo in quelle che avrebbero dovuto essere le sedi deputate e quindi espositive. Allora, quindi molto si è fatto, ma molto si deve ancora fare. Il titolo della conferenza, realtà e nuove prospettive, proprio in questo senso, è un po' una, diciamo, ci muoviamo tra una realtà che c'è, che opera, che ha diciamo ottenuto dei risultati, ma all'opposto dobbiamo ancora fare moltissimo e noi ci auguriamo di poterlo fare. Ora c'è una nuova congiuntura molto positiva, lo accennavamo prima con il professore Colonna e con la dottoressa Guidobaldi. Siamo in una nuova fase, almeno per quello che ci riguarda. Noi siamo sul territorio, nel Lazio meridionale, c'è una nuova fase anche in termini proprio di soprintendenza e siamo molto molto fiduciosi da questo punto di vista riguardo a nuclei di materiali che invece negli ultimi anni, piuttosto che essere, diciamo, mantenuti nel nostro territorio, hanno preso altre strade.
quindi confidiamo molto in questa nuova sinergia che si sta diciamo verificando negli ultimissimi mesi per riportare indietro e quindi alimentare, incrementare il nostro museo. Comunque cominciamo. Per quello che abbiamo detto finora, anche solo pensando ai circa 20 anni ormai, oltre 20 anni di apertura al pubblico, quello che si può dire è che i musei, come molte altre istituzioni, come anche la vita delle persone, non segue un andamento necessariamente lineare o sempre in incremento, ma può avere decrementi e fasi sicuramente alterne. Per il Museo di Frosinone, da quando siamo aperti al pubblico, dal 94, noi abbiamo due costanti, la sede e il fatto che l'apertura è sempre stata mantenuta regolarmente per quella che era stabilita. Due fattori veramente costanti, a dispetto invece di quanto avviene per altre realtà locali che spesso aprono, chiudono o cambiano sede improvvisamente. Queste sono le due costanti. Per il resto invece, in termini di attività, in genere di attività, risorse economiche, risorse del personale, le fasi sono state molto alterne. Partendo dalla sede, il museo di Frosinone è collocato nel pieno centro storico ed è la sede che già nel 72 era stata destinata come tale, ha un'importanza storica. Era il palazzo della comunità di Frosinone, noto fin dal 500, sempre rimasto di proprietà pubblica e addirittura ancora ai primi del 900 veniva direttamente chiamato Palazzo di Frosinone. Con la destinazione a museo nel 72, il palazzo rimane sempre di proprietà pubblica e il museo assicura in qualche modo questa continuità e quindi è importante mantenere questa sede. È una sede, appunto, come dicevo, il Palazzo della Comunità, si trova proprio al culmine del centro storico, che ha un'altura sostanzialmente, che ha sofferto varie vicissitudini, in particolare i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, che diciamo lasciano poco indovinare immediatamente che ci si trova in un centro storico, ma basta soffermarsi, il museo in questo è molto impegnato, per riconoscere quelle caratteristiche che solo i centri storici possono avere, anche se hanno perso dei pezzi, perché solo i centri storici hanno questa sedimentazione nel tempo che li rende unici. E questo vale anche per il centro storico di Frosinone. E come vedete siamo proprio accanto alla cattedrale, l'edificio religioso principale della città, e benché nel tempo l'ex palazzo originario della comunità, il palazzo della comunità nel 500 era stato poi molto modificato, ancora si riconosce prima dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, questo è lo stato attuale. Come spesso accade in molte situazioni, i bombardamenti o eventi molto negativi possono però avere dei risvolti che non sono necessariamente negativi. Quindi anche nel nostro caso, proprio i bombardamenti hanno avuto come effetto la demolizione di tutto ciò che si era addossato all'originario palazzo del 500 e anche demolizioni recenti. Alla fine, proprio recentemente, ci siamo resi consapevoli del fatto che la facciata retrospicente del museo è fondata sulle antiche mura cittadine, che qui si intravedono solamente, mura di cui effettivamente si era praticamente persa traccia nel tempo, e a livello di documentazione avevamo solamente vedute settecentesche dove più o meno si può indovinare che il vedutista raffigurava insieme alle moli più riconoscibili anche tratti di mura antiche. Avevamo solo questo. Negli ultimissimi mesi invece, proprio per comprendere
quale poteva essere il circuito murario del centro storico. Proprio per questa esigenza, ad un certo punto è uscito fuori nell'ambito di un fondo archivistico, diciamo abbastanza dimenticato, di una delle famiglie che a Frosinone fino agli anni 70 raccoglieva un po' tutto quello che c'era di storico, di archeologico in città, è uscita fuori una planimetria delle mura che conferma appunto che il museo che si trova appunto in quest'angolo è fondato su uno dei tratti che ancora nei primi del Novecento si vedevano. Tutto questo rende la sede del museo ancora più importante, perché non solo storica, ma ha la possibilità, sperando che adesso si riescano a fare degli interventi di valorizzazione in questo senso, riesce a testimoniare quello che rimane delle mura antiche, mura non studiate, praticamente inedite, solo ogni tanto menzionate, perché chi le vedeva, e erano rimasti visibili almeno fino ai primi del Novecento, rimaneva comunque abbastanza appunto impressionato per il fatto che erano mura in opera quadrata, innanzitutto, a dispetto di ciò che avviene nel Lazio più interno, proprio per questione di materiale disponibile, erano in opera quadrata e di dimensioni eccezionali. Effettivamente noi siamo riusciti a misurare qualche blocco, arriviamo quasi ai 2 metri di lunghezza, quindi tutto questo insomma ci porta a un nuovo filone di ricerca, ma molto importante per la città di Frosinone, perché appunto riuscire a ricostruire il perimetro murario significa ancora di più evidenziare questo centro storico, ripeto, importante, perché ci troviamo in un territorio dove vicissitudini e altro hanno fatto sì che l'aspetto antico, l'aspetto del passato della città è poco, molto poco percepibile. Tutto questo lo dobbiamo appunto ad un manoscritto inedito che comprendeva la mappa che abbiamo visto prima, importante anche perché da tanti riferimenti che prima non avevamo riguardo sia l'Acropoli e sia tutto il territorio di Frosinone. Quindi non quella che è avvenuta in questi ultimi mesi, diciamo di cui è protagonista, coprotagonista il museo, non è una vera e propria scoperta archeologica, ma ha una grande importanza, quella di un manoscritto inedito, dormiente per circa un secolo, che adesso è riuscito fuori e che proprio il museo edita, perché tra le altre cose il museo cura l'edizione di Terra dei Volsci, e quindi questo manoscritto vedrà la luce proprio su uno di questi numeri. Proprio per le notizie storiche contenute, tutte riportate rigorosamente, questa scoperta di manoscritto ci aiuta anche a rendere più probabile, anche ci induce a ricercare materiali dispersi nel commercio antiquario già soprattutto nel Settecento e ancora nell'Ottocento, che in parte editi, con provenienza Frosinone, ma una provenienza sempre data un po' per incerta, soprattutto per il fatto che poi Frosinone dal 27 diventa provincia, e quindi spesso gli studiosi che si occupano di questi materiali rimangono incerti e dicono sì, forse è Frosinone città, ma magari è la provincia. E quindi, mentre il fatto che, per esempio, sappiamo che molte famiglie di cui ignoravamo prima l'esistenza si trovavano a Frosinone, e ad alcune famiglie fanno capo degli antiquari che lavoravano e frequentavano Frosinone, tra Frosinone e Roma, ci apre veramente nuove prospettive sul materiale disperso. Per esempio rende ancora più certa, come già la studiosa che l'ha studiata, questa statua al Detroit Museum, questa statua di notevole fattura, la Molly Lindner, ci rende sempre più certi che di fatto provenisse da Frosinone. Anche da Frosinone potrebbe provenire quest'ulteriore statua, poi confluita nella collezione del Cardinale Albani, proprio perché sappiamo che uno dei mediatori che arricchiva le collezioni Albani
era un tale Sterbini, la cui famiglia effettivamente è attestata a Frosinone proprio in quel periodo, e da altri documenti sapevamo che questa statua, che è il più antico ritrovamento attestato a Frosinone già nel 1744, aveva preso la strada di Roma attraverso appunto dei mediatori che conoscevano il cardinale Albani. Altre famiglie dovevano collezionare, di queste però ci sono rimasti i nomi, attestate fin dal Rinascimento a Frosinone, ci sono rimasti i nomi e di queste collezioni erano note semplicemente le epigrafi. Una di queste famiglie, e adesso ci avviciniamo a quello che potrebbe essere una delle prossime, diciamo così, sfide del museo, una di queste famiglie è la famiglia Bouchard. In questo caso si tratta di materiale in realtà di provenienza urbana, che invece è attestato a Frosinone. Ora sappiamo perché c'è questa presenza che è inversa rispetto a quello che invece avviene normalmente, che cioè da questi centri si prende materiale per portarlo verso le grandi collezioni romane, perché un componente di questa famiglia di origine francese in effetti viene esiliato a Frosinone nel 1801 e sposa una componente di una delle famiglie più importanti di Frosinone, che era la famiglia Battisti. Questi materiali li troviamo in un palazzo che adesso sappiamo essere, noi l'abbiamo sempre conosciuto come Palazzo Marzi, invece sappiamo essere stato prima Palazzo Battisti, poi Bouchard, poi Marzi. E qui ritroviamo le epigrafi di Matteo Bouchard insieme ad altri materiali. Questi materiali è una collezione inedita, rimasta ancora oggi inedita, credo che rappresenti una delle collezioni più importanti attualmente sul territorio provinciale. Sono busti, statuaria. Purtroppo anche questa collezione ha subito i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Nelle immagini che abbiamo visto prima, la collezione si trovava in parte sul terrazzo di questo palazzo che è stato colpito appunto nella Seconda Guerra Mondiale, ma ancora esiste ed è di altissimo livello. Di questa collezione il museo ha alcuni pezzi, ma diciamo sono le acquisizioni che appunto in vista dell'apertura si facevano, dei pezzi che il museo prendeva anche inconsapevolmente, che solo poi a posteriori ha saputo che facevano parte di questa grande collezione. Proprio in quegli anni, appunto, ormai lontani, dovendo aprire il museo, si riacquisiva, riunificava sia il materiale che veniva da scavi, e gli scavi erano soprattutto quelli che partivano dagli anni 50, non prima, perché prima degli anni 50 davvero tutto si era un po' disperso così, e dall'altra parte quello che si cercava era di ritrovare materiale, anche se di provenienza incerta, ma che comunque stesse in città. Uno di questi materiali su cui subito il museo si è concentrato è questa base di statua, peraltro di alto livello, e anche a posteriori abbiamo saputo essere parte della collezione Bouchard, e il museo ha cominciato ad operare cercando di acquisire materiali e dando in cambio qualcosa. In questo caso del pezzo è stato fatto un calco che ancora esiste, e quindi siamo riusciti a portare l'originale e a lasciare il calco al di fuori. Stessa cosa per questo stemma che si trova appunto sul palazzo, questo scoperto nel 95. Sul retro dello stemma un'iscrizione, in realtà una delle pochissime iscrizioni che erano note dal corpus Inscriptionum Latinarum, sia di quelle studiate dall'Oensen di provenienza urbana, sia quelle da Mommsen per quelle che stavano a Frosinone, una delle pochissime ritrovate e ora esposte al museo. Altre acquisizioni, sempre da collezioni private, questi sono pezzi più noti, sicuramente il professore Colonna
l'Antefissa Valle, che è il pezzo principale del museo. Anche questa era in proprietà privata, ma riacquisita nel 2000. Qui c'è da sottolineare questo: quando abbiamo inaugurato il museo nel 94, appunto, ritenevamo che molti privati a quel punto, anzi abbiamo fatto addirittura manifesti per cercare di riunire dentro il museo. Invece non basta solo aprirlo il museo, deve anche funzionare e deve, comunicare molta fiducia verso i cittadini. Tant'è vero che l'Antefissa Valle l'abbiamo potuta esporre solo attraverso una riproduzione. L'originale ci è stato dato solamente dopo 6 anni di funzionamento, perché chi la deteneva in effetti ha dovuto maturare una certa fiducia verso il museo, appunto. Dopo alcuni anni ci hanno donato queste altre teste. L'ultima acquisizione da privati, siamo sull'argomento di quanto riuscendo non solo ad istituire ma poi a concretamente realizzare un museo si riesce a recuperare da situazioni che invece sono di esclusiva proprietà privata e che rischiano ulteriore dispersione, come se stessimo ancora appunto in pieno commercio antiquario settecentesco, ottocentesco. Appunto è un filone molto importante per un museo, soprattutto locale come il nostro. L'ultima acquisizione è recentissima, è 2014, ed è una collezione estranea a Frosinone, non ha nulla a che vedere, una collezione numismatica, la collezione Vittoria Palermo, che ci è stata donata in particolare soprattutto per l'attività che poi vedremo dopo. Cioè il museo si è qualificato molto, soprattutto negli ultimi anni, per una grande attività didattica e i figli del collezionista non interessati alla materia numismatica, questa è la sorte delle collezioni private, se non ci sono eredi interessati rischia o la dispersione o, come per fortuna in questo caso, la donazione a un'istituzione pubblica. Il museo di Frosinone alla fine è stato individuato come un museo dove la collezione poteva essere esposta ma anche proprio subito fruita, e fruita soprattutto da nuove generazioni, proprio per tutte le attività che poi vedremo sinteticamente il museo ha sviluppato in questi anni. Sono 250 monete dalla tarda Repubblica al tardo Impero. E qui, poiché avevamo delle risorse economiche a disposizione, siamo riusciti a progettare, a realizzare un monetiere, peraltro un prototipo, che cerca di risolvere uno dei problemi che ha sempre costituito una sfida per gli allestimenti, cioè esporre le monete che hanno un dritto, un rovescio. Normalmente il rovescio non è in sesto con il dritto e così via. Alla fine è venuto fuori questo monetiere, ripeto, brevettato, che dà la possibilità di una frizione, almeno lo scopo è questo, la frizione massima della moneta, è rotante e ha anche un congegno che mette in sesto. E in più non c'è solo la frizione diretta del reperto, ma una frizione digitale, questo perché la moneta poi di fatto rimane poco apprezzabile in sé per sé, e quindi è la parte multimediale del museo, perché ogni espositore è modulare e ha la possibilità appunto di una frizione completamente digitale a partire dalle immagini, come vedete in uno dei particolari, a partire dalle immagini all'audio. In più ha anche una parte che facilita, abbiamo scelto una campionatura, anche la frizione da parte di ipovedenti e non vedenti. Questa è la parte multimediale, la parte più avanzata dal punto di vista dell'allestimento del museo. Per il resto il museo è nelle linee generali è l'allestimento che fu fatto, progettato nel 93, un allestimento, adesso cominciamo a vedere più nel particolare,
un allestimento che fu concepito per essere molto solido. Si ricominciava nel 94 appunto come una rifondazione del passato della città ed effettivamente fu fatta questa scelta di utilizzare pietra, in particolare il travertino, e cristallo. Devo dire, ora sono passati più di 20 anni, l'allestimento ancora regge, qualcuno pensa che sia appena fatto perché tutto sommato sono materiali inerti che proprio non vengono scalfiti dal tempo. Dunque, il museo è contenuto negli spazi, siamo veramente a 300 metri quadri, non di più, è su due livelli, i materiali quindi sono altrettanto contenuti sia in numero sia così, però il museo di Frosinone ha un pregio, secondo me il pregio principale al momento, speriamo poi di andare oltre, quello di riuscire ad illustrare veramente fase per fase, quasi non manca niente, dalla preistoria fino all'epoca romana, più o meno partiamo dal paleolitico e neolitico, il neolitico è un po' carente, però è neolitico, è dal del bronzo, è dal del ferro, poi passiamo all'età arcaica e arriviamo fino all'età romana. Questo credo che sia il pregio principale anche rispetto ai nostri fruitori che, come vedremo, rimangono a tutt'oggi i nostri principali fruitori, sono le scuole e il pubblico scolastico, che in effetti trova in questo una possibilità in più anche di ritornare al museo, perché riusciamo ad attestare varie fasi. Questa è la prima sala dedicata alla preistoria e alla protostoria. Qui ci sono i ritrovamenti credo quasi tutti i presenti conoscano, perché sono noti anche nella letteratura scientifica: insediamento di Selva dei Muli, diciamo sono i ritrovamenti che hanno reso Frosinone nota anche dal punto di vista scientifico a partire dagli anni 60, sempre per ritrovamenti Bidditto, e poi 80, ritrovamenti sempre Istituto di Paleontologia Umana, Bidditto, e c'era Sandro Guidi che faceva i vincoli, in quel tempo era ispettore preistorico. Questa invece è l'altra sala dedicata all'età arcaica, e in questa sala noi abbiamo, a parte l'Antefissa Valle, che è il pezzo principale del museo, ora appunto esposto in originale dal 2000 in poi, ci sono i corredi dei Volsci, ne abbiamo accennato prima. Questa popolazione, che a differenza di tutte le altre preromane ancora non ha avuto una luce vera e propria, che immagino tutti conosciamo, in particolare il professore Colonna se ne è occupato, parte di questo materiale fu editato proprio dal professore, ormai sono passati molti anni, quando diciamo veramente ancora poco, molto poco si sapeva dal punto di vista archeologico di questa popolazione, molto nota dalle fonti e molto nota dai ritrovamenti dell'Istituto svedese dell'Università di Amsterdam, ma a Satricum, dalla parte, diciamo, il versante marittimo, l'attuale provincia di Latina, pochissimo si sapeva del Lazio interno. E proprio Frosinone invece, con ritrovamenti purtroppo molto sparsi e semplicemente poi tradotti in recuperi degli anni 60-70, invece conservava un primo nucleo, possiamo chiamarlo così, di corredi funerari attribuibili con un buon margine di verosimiglianza a questa popolazione sconosciuta dal punto di vista culturale. Ora sono passati molti decenni da questi primi passi, anzi Frosinone è stata la sede della prima mostra sulle tracce dei Volsci nel 94-95, che mise a diretto confronto tutto quello che gli olandesi trovavano a Satricum con questi ritrovamenti riscoperti di Frosinone. Da lì è iniziata tutta una ricerca che a Satricum ha avuto poi sviluppi incredibili con la professoressa Lamareche Gnade.
Per Frosinone questa è, a parte diciamo, quello a cui abbiamo accennato prima, le collezioni private, una ancora esistente, la Bouchard, adesso è Napoli Marzi, che in effetti è molto importante e ci piacerebbe riuscire, noi abbiamo due pezzi, riuscire a riunificarla dentro il museo. L'altra sfida del museo sono i corredi funerari dei Volsci, perché a tutt'oggi esponiamo ciò che fu recuperato in questi anni, decenni di grande urbanizzazione della città post-guerra. Esponiamo questo, ma nei depositi si conservano ormai decine e decine di corredi funerari scoperti negli anni successivi, ed sono questi corredi che in effetti dobbiamo riuscire a riunificare, proprio come nel 93 abbiamo riunificato questi, dobbiamo riunificare questi ulteriori corredi, e questo è, diciamo, è nella missione del museo, perché il museo di Frosinone, che è un museo del capoluogo locale, la cui diciamo, si rivolge molto alle scuole, ma ha come prerogativa la possibilità di poter, diciamo, di poter rappresentare quello che è finora noto nel Lazio interno di questa popolazione, come appunto una popolazione che ha bisogno di vedere luce maggiore, e ora cominciano ad esserci davvero molti elementi archeologici, ma ripeto, sono frammentati, sono sparsi, li dobbiamo riunificare e studiare. Questa è la parte romana, diciamo, come vedete al centro c'è un loricato di buona fattura, ancora quasi inedito, sta per essere pubblicato comunque. Diciamo, sono i pezzi della fase romana che il museo è riuscito a riprendere, ma che sono solo una punta di iceberg, appunto, rispetto al discorso che avevamo fatto prima, data la dispersione che c'è stata, oppure molto ancora si conserva in proprietà privata, e quindi dobbiamo assolutamente cercare di rimpinguare le collezioni e riprendere al patrimonio del museo cose che alcune ancora sono a Frosinone. Questa è, nella sala romana abbiamo esposto la collezione Palermo di cui accennavamo prima. Questa è l'ultima sala dove invece sono esposti i materiali che provengono da campagne di scavo degli anni 90, condotte proprio dal museo in collaborazione con la soprintendenza, un sito pluristratificato interessante, perché diciamo, ci sono fasi tardo-arcaiche, poi una fase medio-repubblicana, ma non c'è una fase imperiale, quindi questi strati sono rimasti abbastanza conservati e siamo riusciti a trovare molto materiale. Questa è solo una campionatura esposta e che ci dice molto su queste fasi di passaggio tra diciamo, tutto quello che sappiamo dalle fonti, tra i Volsci e i Romani, cioè quello che avviene in questa zona, in particolare a partire dalla fine del VI, nel V e agli inizi del IV, quando più o meno si comincia a cadere nell'orbita romana, fino a quando dal 303 Volsci non esistono più, ma esiste solo Roma che si è espansa e domina tutta la zona. Quindi abbiamo detto un museo che non supera i 300 metri quadri, attualmente solo 4 sale espositive, un piccolo spazio proprio che già nell'allestimento originale era stato lasciato proprio per le attività. E diciamo, quello che vedete è la schermata del nostro sito internet. Qui tra i presenti ci sono coloro che collaborano con il museo, e tra cui appunto l'autore del sito internet, Emilio Martiello. Grazie a lui, appunto, dal 2016 siamo online con tutti i nostri servizi. Questo chiaramente concorre a divulgarli in modo
molto più ampio. E diciamo, come accennavamo prima, una delle prerogative del museo sono le attività didattiche, in particolare per la scuola. Per quello che dicevamo, che un museo non ha una linearità diciamo di gestione, di risorse e di altro, però per esempio oltre alla sede, l'apertura, il museo ha sempre avuto un servizio didattico, un servizio didattico per le scuole, questo a partire già dal 94, appena aperti, e l'ha sempre più o meno mantenuto nel tempo, ed è un servizio che malgrado appunto 300 metri quadri, 4 sale, non collezioni eclatanti, però mette a regime tutto questo e riesce a dare un'offerta molto diversificata. Si rivolge a tutto il territorio provinciale, è un servizio naturalmente diversificato. Fin dal 96 è dedicato anche alla fascia prescolare. Nel 96 questa era un'assoluta novità, lo facevano solo nel centro nord e nel nord, e in via sperimentale proprio il museo di Frosinone, in accordo con, si chiamavano i circoli didattici, si fece questa sperimentazione con bambini a partire dai 3 anni di età, e da allora abbiamo avuto sempre l'attività anche per le attività anche per l'infanzia, quindi dall'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado. Quello che è importante poi specificare è che il servizio didattico diciamo, segue degli standard di qualità, tutti ben definiti nella carta dei servizi, quindi qualsiasi insegnante, qualsiasi docente si approccia sa quello che avrà, e infatti il nostro servizio, insomma, malgrado, ripeto, non siamo un museo di grandi dimensioni, il nostro servizio è sempre attivo da ottobre a maggio, e ha sempre una fruizione non costante, ma diciamo che è il 65% della nostra utenza. Come media abbiamo 2000 tra bambini e ragazzi all'anno, compresi gli insegnanti, ma diciamo, quello che è importante dire è che le attività che proponiamo vengono tutte eseguite, gli standard di qualità riguardano i tempi, ma soprattutto riguardano anche il contenuto, cosa si farà effettivamente dentro il museo, e lo rispettiamo pienamente. Qui sul servizio didattico appunto c'è chi nella sostanza questo servizio didattico lo svolge, collabora anche all'elaborazione, perché poi è un servizio che viene arricchito. Adesso quello che viene illustrato è quello che abbiamo adesso per l'anno scolastico 2017-18. Viene continuamente arricchito, ma rimane però, diciamo, la sua architettura rimane costante, direi dal 94, e cioè un servizio che si basa sui reperti. Noi siamo museo e la nostra prerogativa appunto sono i reperti archeologici, quello che i reperti archeologici possono raccontare tantissimo. Quindi comunque l'attività base del servizio sono i percorsi nelle sale, li chiamiamo così non per chiamarli in un altro modo, ma perché di fatto sono dei percorsi, di fatto vengono impostati in modo tale che si cominci a sviluppare un dialogo con i nostri piccoli o grandi fruitori, e di questo di tutto ecco percorsi con temi che adesso vedete alla fine sono 11 tematiche, tutto poi il resto del servizio è imperniato su questo, si parte sempre dai reperti. Al di là diciamo delle impostazioni teoriche che ci sono di questo servizio, quello che è importante è la comunicazione, poi chi comunica tutto questo. Ecco, qui abbiamo presenti sono Natascia Zangrilli, Martina Bocconi, Alessandra Marcoaldi, sono le nostre collaboratrici costanti per il servizio didattico, sono laureate specializzate e sono loro che fanno da tramite dal museo, dal reperto al fruitore.
È un ruolo fondamentale, naturalmente, bisogna avere non solo grandi conoscenze ma anche grandi capacità di comunicazione, perché non è facile coinvolgere e mantenere alto il livello dell'attenzione di chi viene e entra dentro un museo, dai più piccoli ai più grandi, ma soprattutto non è facile garantire il fatto che poi si esca dal museo soddisfatti, perché questo poi è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo non è quello di avere magari tanti utenti e magari appunto un qualcosa di superficiale che non si sa poi che cosa lascia. Per noi è importante che chi fruisce del museo comunque abbia un'esperienza positiva, che lo porti a magari ripeterla e che poi faccia un passaparola positivo, importantissimo poi in una provincia o in un capoluogo non di enormi dimensioni. Quindi immaginate quanto è importante il ruolo di chi collabora con noi con questo servizio, perché è il nostro biglietto da visita verso l'utenza. Dai percorsi, quindi il primo approccio è nelle sale, è l'osservazione dei reperti, ma poi la cosa importante è il momento invece di attività di coinvolgimento di questa utenza scolastica attraverso i laboratori. Qui sono solo schematizzati perché sono addirittura 27 diversi che riusciamo a proporre, hanno tutti una loro filosofia, che è quella non solo del coinvolgimento, ma quella proprio della produzione anche di qualcosa. Cioè tutti i bambini che fanno i laboratori, salvo proprio rarissime eccezioni, portano con sé quello che hanno prodotto dentro il museo, davvero come poi una pubblicità permanente dentro le loro stanze, perché poi chiaramente abbiamo i ritorni dei genitori, degli insegnanti, e quindi sappiamo di quanto ci tengono a quello che poi hanno elaborato dentro il museo e lo portano via. I laboratori sono per tutti, e poi ci sono delle attività invece che sono state impostate in specifico per i più grandi, come queste schede di reperto, di approfondimento, questa è solo per la secondaria di secondo grado, o gli incontri tematici, sempre secondaria di secondo grado. Altra attività che proponiamo alle scuole, questa molto importante per un museo, sono gli itinerari esterni, cioè il collegamento. Siamo partiti dalle collezioni private, abbiamo accennato ai ritrovamenti archeologici, questi sono i reperti, ma un museo certamente ha senso se si collega con i contesti di provenienza, ma con il territorio. Come sede siamo nel centro storico e questo lo esaltiamo il più possibile. Spesso chi viene a visitare il museo visita anche il centro storico, anche proprio con noi, cioè sa dove si trova e sa orientarsi, capisce che va nel cuore, nel nucleo della città, rispetto a tutta l'espansione successiva, soprattutto post-guerra, che la città di Frosinone ha avuto. E gli itinerari esterni sono una componente essenziale di questo servizio didattico, perché porta direttamente bambini e ragazzi sui luoghi. Su questo i luoghi al momento hanno bisogno di impegno, e noi speriamo che ci sia, perché attualmente davvero quanto emerge non è abbastanza valorizzato, dovrà esserlo, il museo lo specifica ogni volta e si avvale di materiali didattici per rendere il più comprensibile possibile luoghi che non hanno a tutt'oggi una degna valorizzazione. Gli itinerari esterni naturalmente sono proposti anche ad altre fasce di pubblico, come gli adulti. Ma un'altra caratteristica del museo che abbiamo potuto iniziare, questo è diviso dalle risorse economiche a disposizione, sono i laboratori didattici per i bambini, per il tempo libero dei bambini. Questo dal 2014, l'estate e i fine settimana d'inverno con i weekend. In pratica il museo è riuscito ad offrire
In estate questi laboratori a cadenza settimanale dal martedì al venerdì mattina, per quindi ore e ore di didattica, con una doppia funzione anche sociale, proprio perché nel tempo libero molte famiglie hanno davvero poi il problema di insomma come impegnare i bambini, e quindi dal 2014 con queste attività soprattutto le famiglie del centro storico, diciamo, siamo riusciti ad entrare direttamente in contatto con le famiglie, cosa che non avviene per esempio con il pubblico scolastico, non avviene perché al massimo sono i docenti. E quindi dal 2014 il museo ha diciamo intorno, ruota un qualche centinaio di famiglie che vengono direttamente al museo, hanno contatto diretto, lasciano con fiducia i propri bambini e diciamo, ripeto, non è qualcosa proprio di momentaneo, perché si tratta di lasciarli questi laboratori, l'estate hanno una cadenza settimanale dal martedì al venerdì e nei weekend dal venerdì alla domenica, dalle 16 alle 19, insomma, quindi sono molte ore. Questo lo voglio dire, ci sono capitati genitori che hanno portato i bambini con estrema fiducia perché erano genitori che da piccoli erano venuti a visitare il museo. Questo per dire quanto è importante essere permanenti, fare sempre le attività continuamente, anche se magari in certi anni c'è un calo o altro, proprio perché il museo deve entrare nel, diciamo, nell'animo delle persone. Ecco, dopo 20 anni abbiamo avuto questo risultato, per cui dei genitori molto giovani sono venuti, noi chiediamo sempre come hanno saputo, oppure hanno saputo, ma in più contenti di portare il proprio figlio perché loro a loro volta avevano fruito di attività. Questa credo che sia uno dei compiti di un museo come il nostro, ma anche forse di altri ad altra dimensione, cioè quello di fare un'offerta, dare qualcosa ai cittadini che li affili, li renda li renda vicini al museo, non perché ci debbano andare tutti i giorni, perché sarebbe assurdo, ma che appunto nel corso della propria vita, o perché diventano genitori o nonni o altro, sono abituati a frequentarlo e hanno fiducia in quell'istituzione. Questo vi accennavo prima, gli itinerari esterni che proponiamo al mondo della scuola li proponiamo anche agli adulti, così come alcuni laboratori, alcuni percorsi. Il pubblico adulto rimane il più difficile da coinvolgere, ma questo si capisce perché si tratta di un pubblico specializzato, anche per motivi professionali frequenta i musei, oppure non è facile, diciamo, che l'adulto si approcci ad un museo. Qua parliamo appunto di cittadinanza locale, non siamo in un ambito turistico o altro. I servizi che avete visto prima, gli itinerari esterni, i laboratori con lo slogan "Il museo per conoscere", sono servizi, diciamo, su prenotazione, per gruppo non possiamo fare il one to one, e quindi se i cittadini si organizzano almeno 10 persone, noi attiviamo i servizi. E non è facile. Abbiamo pensato da quest'anno, da qualche mese, sono attivi invece questi cicli di incontri. Li stiamo provando, è recente, da ottobre scorso, li stiamo provando, da novembre scorso, mi corregge Natascia. Da novembre abbiamo lanciato questi cicli di incontri, uno è questo Leggere Leggende, che appunto è condotto da Natascia Zangrilli, l'altro è Ricomporre le tessere, che è condotto da Martina Bocconi. Diciamo, un po' ci hanno ispirato quelli per i bambini, sono servizi che tendono a far tornare l'adulto impegnato in un'attività che con il latino non è proprio esattamente pratica, però un po' lo è, con il mosaico lo è senz'altro. Diciamo un po' come lo stesso schema, che lo schema didattico che abbiamo per bambini e ragazzi, e cioè parte teorica comunque legata alle collezioni e ai reperti e poi parte pratica.
Diciamo che è la prima volta che li proponiamo per un gruppo massimo di 15 persone, insomma, bisogna ripetere tutte le iniziative, non bisogna mai scoraggiarsi, perché in questo caso noi abbiamo avuto un'adesione, sì, adesioni si sono, diciamo, riempiti e poi però magari non c'è stata una costanza di presenza. E comunque sono proposti il secondo e il terzo sabato del mese proprio per il tempo libero degli adulti, poi li ripeteremo, vediamo se stanno finendo adesso, comunque è così. Adesso vabbè, facciamo una carrellata, ci siamo, vabbè, tanto siamo velocemente, questi sono i dati dell'affluenza al museo. Abbiamo qui, rappresentiamo gli ultimi 9 anni, diciamo, questo è il pubblico scolastico per triennio, sono i trienni 2008, l'abbiamo messo tra parentesi quadri perché in realtà abbiamo riniziato dal 2009. Come vedete abbiamo un'utenza provinciale che in effetti poi si mantiene nel tempo leggermente superiore a quella del capoluogo. Non sono cifre in assoluto enormi, però sono dati reali su 9 anni, che forse qualche ragionamento lasciano farlo. Questo è l'altro triennio, dal 2011 al 2014. In fondo ci sono i totali e invece davanti il pubblico di Frosinone, capoluogo, il pubblico dei comuni della provincia. Altro si intende tutto quello che viene dal di fuori, minimale, perché ripetiamo, il museo è del comune capoluogo, è locale, si rivolge al territorio. Anche tutta la nostra pubblicizzazione è limitata a questo, non va oltre. E questa invece è la distribuzione per fasce di età. Come vedete c'è una predominanza netta della primaria secondo ciclo, è praticamente quasi il 50% della nostra utenza scolastica. L'altro dato che colpisce è la secondaria di primo grado, che praticamente è quasi inesistente. Devo dire la prima volta, cioè il primo anno in cui proprio è calata, ho detto che sta succedendo, poi invece abbiamo capito perché proprio hanno cambiato i programmi, quindi alle medie ricominciano, praticamente fanno tardo antico e il museo lo considerano non adatto per le loro attività, quindi la media è scarsissima come presenza. Abbiamo questa primaria di secondo ciclo perché effettivamente, vero, il museo è molto adeguato per tutto, visto che poi fanno la storia dalle origini e poi vanno avanti e quindi frequentano moltissimo il museo. Ormai dopo anni le docenti hanno imparato a farli tornare anche più volte nello stesso anno. Il nostro è un servizio completamente gratuito che permette questo senza nessun problema e l'offerta è talmente ampia che ogni volta si può tornare a fare attività diverse. Quindi questo è quello che dicevamo prima, la differenza proprio di fruizione da parte delle scuole. C'è da riflettere adesso con questa scuola che si modifica moltissimo, c'è da riflettere su anche i musei se devono cambiare qualcosa. Noi ci ritroviamo con docenti addirittura dell'infanzia disperate perché sono costrette a fare progetti, cioè progetti di ogni tipo, e chiedono delle volte a noi, ci chiedono ma noi che possiamo fare, che dobbiamo fare, insomma. Quindi c'è un po' da riflettere, adesso ritireremo un po' le fila perché capiamo che le scuole ormai si rivolgono chiedendo moduli diversi perché loro stessi hanno ormai direttive diverse. Comunque questo è, ecco, invece questa è la schermata che riguarda il pubblico scolastico rispetto al pubblico altro. Nei primi anni, dal 2009,
cioè il pubblico scolastico addirittura superava l'80% dei visitatori. Poi abbiamo ricominciato un po' a equilibrare, nello stesso tempo ad alzare la nostra utenza, con quello che vi dicevo prima, dal 2014 con i servizi per il tempo libero di bambini e ragazzi. Quello per il tempo libero degli adulti, vi ripeto, è fruito ma in modo minimale. Sicuramente invece i servizi verso questa fascia di utenza che vi dicevo hanno effetto, perché rispondono a una vera esigenza e infatti sono sempre pieni. E qui appunto è messo in rilievo, questo è tutto il pubblico non scolastico del museo, è messo in rilievo dal 2014 appunto quanto è predominante questa presenza dovuta ai nostri laboratori per il tempo libero di bambini e ragazzi, questa didattica destinata a questo, qua si vede ancora di più. Questo è il quadro, siamo andati oltre forse, no? Non so. E diciamo, noi speriamo, appunto, le nuove prospettive le abbiamo un po' sciolte nel discorso che abbiamo detto. Sicuramente la sede che deve ampliarsi, ci sono anche presupposti e noi speriamo che avvenga presto, perché gli spazi sono necessari, l'incremento delle collezioni, noi speriamo sia nel, diciamo, nella parte privata delle collezioni private che ancora ci sono, come abbiamo visto l'esempio della Bouchard, e sia invece per quanto riguarda i materiali rinvenuti negli anni 2000 soprattutto, speriamo di poterli rincamerare al museo. Quindi noi speriamo in questo. Per il resto, vi ripeto, il fatto comunque il comune assicura una permanenza di sede, di risorse che non sono ma sono costanti, e quindi diciamo rimane un museo costantemente aperto che rientra nei parametri regionali, infatti è nell'OMR, cosa che invece molti ormai sono usciti perché non si riesce a rispettare dei parametri minimi. E quello che vi posso dire comunque, noi facciamo parte di un comune capoluogo che ha quindi dei benefici rispetto a un'istituzione che comunque è fragile, come avviene un po' dappertutto. Il contraltare è che diciamo non è facile neanche farsi conoscere, quindi malgrado l'iperattivismo di cui siamo protagonisti e testimoni, mi rivolgo a chi è venuto appunto da Frosinone e che collabora con il museo, malgrado una grande attività, l'uso di tutti i mezzi di comunicazione anche che certo ci favoriscono, ma effettivamente non è detto che la popolazione conosca l'esistenza del museo. Comunque per una volta dico voglio andare al museo, questo ci impegna ancora di più a lavorare ancora di più, sempre e comunque, per divulgare al massimo questa istituzione e farla lavorare sempre al massimo con le risorse che abbiamo. Grazie. Grazie a Maria Teresa per la presentazione e comunque per aver portato proprio l'esempio di una realtà territoriale comunque difficile. Comunque il museo veramente si presenta e si pone come presidio territoriale, culturale e sociale, e questo è, diciamo, grazie al lavoro appunto spesso sotterraneo di persone che ci operano e di cui abbiamo qui proprio un esempio diretto. E chiedo se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda per sbrigare poi un'ultima formalità di servizio ai fini della pubblicazione, poi prego. Ah sì. Siamo appena tempo vicino. Buonasera, sono Sandra Mazza, ho apprezzato moltissimo tutte le nostre attività.
mi chiedo se voi a un contesto socio-economico, topografico come Frosinone trovate la stessa difficoltà che si trova nei grandi centri, cioè i ragazzi trovano grandissima difficoltà a identificarsi in una continuità nel tempo. Quindi anche nei licei classici noi vediamo ragazzi che magari hanno ottimi voti in latino, in greco, però non si rendono veramente conto di essere le ultime generazioni, gli ultimi discendenti di quel contesto culturale e sociale che studiano a scuola. Da voi succede la stessa cosa oppure lo stesso? Io speravo che, essendo il contesto più piccolo, si sentissero i diretti discendenti, no? No. È un museo più, sì, è una realtà più piccola, ma comunque molto dispersiva. Per questo contiamo molto, contiamo molto su questa popolazione volsca. Noi non facciamo altro che fare laboratori volsci, i nostri antenati, perché lo riteniamo un elemento che può essere unificante. Ma diciamo, abbiamo anche noi questo problema perché, ripeto, il passato, diciamo, un po' è difficile da vedere in questa città per la sua stessa storia, insomma. Quindi è difficile che anche, soprattutto poi, le nuove generazioni si identifichino con un passato comune o siano consapevoli del passato che c'è molto lontano o addirittura completamente disconosciuto. Ma la dottoressa Guidobaldi, la Maria Paola Guidobaldi, ha... In effetti spesso noi ci sentiamo presidio, ma ci sentiamo veramente presidio in questo senso, perché in qualche modo, grazie alle collezioni, perché poi alla fine sono il nervo del museo, noi effettivamente siamo testimonianza vivente e indiscutibile del fatto che c'era un passato in questa città, veramente, perché per il resto in effetti prima si accennava alle aree esterne, c'è ancora molto da fare. C'è ancora molto da far emergere proprio per questa identità storica. Allora, io ci sono stata a questo museo, bellissimo, sinceramente. Ma vero? Perché io ho casa a Trevi, quindi volevo una ragazzina che è stata di casa mia e sto passata al museo rosso. Bene. E io di questo, dato che lei ha parlato pure di questi diciamo reperti funebri che ci avete, corredi funebri. Corredi funerari, sì. Perché non fate, come è successo pure per i Sabini, una mostra sui Volsci? Bravo. Avete un sacco di cose, ci avete. C'avete poi, c'è sta Satri, c'è sta Belletri pure che c'ha della roba nostra scritta, pure quindi perché non unite le forze, anzi pure il ecco. Professore Colonna, studioso per eccellenza di fama. Pure per fare una mostra, pure per far conoscere, c'è stato pure questo popolo che era forse, popolo. Forse dobbiamo unire le forze. Una vasta zona del Lazio sono sì. Occupato, quindi pure sì. Infatti è la nostra mission, insomma, quella di riuscire a allora al momento ovviamente i Volsci sono al centro di laboratori di tutto e di più e vi dico spiritosamente, se lei adesso in bocca dal filo della strada la famosa Montilivi che poi porta dentro verso Sore eccetera, c'è una trattoria che ha deciso di chiamarsi i Volsci. Io non so se è dipeso da tutto il lavorio che abbiamo fatto in questi anni, può darsi anche o può darsi no. Addirittura gli uffici tecnici hanno intitolato la loro sala riunione sala Volsci. Io spero che siano sintomi del fatto che questa popolazione... Anche da San Lorenzo c'è via dei Volsci, io anche da via dei Volsci dietro. Io la conosco perché sono stata al liceo a San Lorenzo, quindi la conosco bene. Sì, infatti. Allora, diciamo, passa il tempo, c'è cioè un lavorio, un iperattivismo, eccetera, evidentemente anche in zona cose che erano completamente sconosciute cominciano a entrare
soprattutto negli ultimi anni, vero è che questi voci ci sono stati ritrovati, appunto, questi ritrovamenti abbastanza eclatanti e tutto quanto, però lei ha centrato il punto, che è quello delle mostre. Noi al momento speriamo di avere spazi più grandi, al momento lei è venuto al museo, quindi c'è il testimone diretto, per fare le mostre occorrono tanto gli spazi, occorrono delle risorse, perché poi non possiamo fare mostre deludenti. Ripeto, nel 94 abbiamo fatto la prima mostra sulle tracce delle voci, ma è rimasta un episodio a sé, avrebbe dovuto avere poi degli sviluppi, perché poi non basta neanche fare la mostra, bisogna poi dare continuità e fare cose permanenti. Ma intanto veramente magari riuscire a trovare le forze e a dare a questa popolazione l'attenzione che sta riservata ormai a quasi tutte le popolazioni romane. Non ce n'è una che sia nel dimenticatoio e basta, insomma tutte hanno avuto, non parliamo di etruschi, non ne parliamo neanche, ma di Cesare, chiunque, i Sanniti, chiunque, si dice tutto e di più, tocca ai voci, speriamo di poter, unendo le forze, riuscire a fare qualcosa, anche oltre il respiro locale, ovviamente. Quindi, siti archeologici attivi interessati al museo, ce ne sono i siti archeologici? Siti archeologici? Museo interessati. Che noi facciamo visitare nell'ambito degli itinerari? No. Allora, abbiamo avuto delle stagioni appunto addirittura di scavo di siti archeologici, però questo fa parte delle fasi ondivaghe del museo. Se lei mi chiede se abbiamo dei siti dove il museo opera scavando o cose di questo genere, al momento no. Quindi diciamo da parte nostra quello che facciamo è mantenere il ricordo di questi siti, sono illustrati nell'ambito dell'allestimento del museo e appena possibile facciamo visite sui posti, questo per non perdere ovviamente neanche la memoria del sito, però non abbiamo una parte attiva, se questo che mi ha chiesto è così, al momento è così. Queste visite a questi siti le pubblicizzate oppure sì. Ci rivolgiamo alla cittadinanza, ma non perché non vogliamo estrarre, non è questo, è che ci rendiamo conto della dimensione. Tutto vorremmo fare tranne di creare un'aspettativa che poi è deludente perché viene da fuori. Per esempio, a Palazzo Clementi, dove c'è la trasposizione di Roma, si può andare a visitare un luogo che in quel momento cominciava a tirare attenzione per qualche cosa, se è strutturato, se è stato percepito, e viene pubblicizzato questo caso. Quindi a volte bisogna andare. Diciamo, questi sono siti che dipendono dalla sovrintendenza, cioè dalla sovrintendenza che ho capito, però non parlare di altrimenti, sta facendo esistenza. Noi pubblicizziamo a livello cittadino, senz'altro, poi abbiamo una newsletter, chiunque viene al museo è invitato a lasciare il proprio indirizzo email, quindi abbiamo, e divulghiamo attraverso questo. Certo non ci viene da fare una pubblicità che oltrepassa la nostra dimensione locale, ad esempio Roma, cioè ci viene per il momento, magari se un giorno avessimo un museo medio grande o siti tali, magari ci azzarderemmo. Certo. Io ho detto Palazzo Clementi perché è quello che conosco, però anche attraverso il museo di La Giulia, come sono state propagandate queste cose, si potrebbe propagandare, non è che uno può lasciare l'America sull'Italia. Io ho detto qua, facevo l'iniziativa di qua, però se mi aggancio a qualche altra cosa ci metto qui. E ci viene a trovare. Ecco, io ho detto che sono andata a fare un'iniziativa che ha fatto Palazzo Clementi. Certo. Ci possiamo. Non andiamo molto oltre il nostro bacino locale, però.
però tutti sono i benvenuti naturalmente, questo sicuro. I belgi, gli olandesi, hanno scavato dai voci. A Satricum però, non a Frosinone. Quindi non hanno montato, diciamo, il loro l'Accademia loro non hanno montato a Frosinone, no? I belgi hanno lavorato alla Fulgens, pure li hanno portato diversi materiali. Io volevo sapere se gli olandesi magari avessero nella loro accademia qualche pezzo di voce. Al momento non credo, no. Infatti dalla università. Anche se per una parte è legittimo. Per una parte potrebbe essere legittimo. Comunque molte cose pensate sono poi qui esposte a abitatori d'Ostia, che sono molto più cose, Belgio, sono cose fatte anche di patrimonio della ex sovrintendenza archeologica del Tuzzo. Allora, se non ci sono altre cose, io appunto nel salutare e ringraziare Maria Teresa e anche il comune, il sindaco, e lascio questo omaggio che però contiene anche una piccola tavola, cioè perlomeno un memento, cioè un fascicolo di Forma Rubis che tra l'altro è dedicato proprio ai siti del Lazio, quindi è un ricordo in questo senso, e comunque contiene anche le norme redazionali per predisporre il racconto di questa bellissima presentazione, visto che attraverso la Fondazione Via Cultura ci sarà poi un volume monografico che raccoglierà tutte le storie di musei e di persone di musei che nell'ambito di questo ciclo saranno state alla fine raccontate in questa sala. Arrivederci, grazie a tutti e al prossimo appuntamento.